Il 2011 è stato certamente l'anno della svolta per il poker italiano, soprattutto con l'avvento del cash online che ha stravolto qualunque equilibrio presente in precedenza. Ma siccome nulla si crea e nulla si distrugge, come si trasformerà il poker nell'anno 2012? Abbiamo provato a chiederlo ad alcune poker pro che hanno provato in questo caso a fare un po' i veggenti e vedere cosa sarà del nostro amato gioco. Vediamolo insieme. Ma cambierà nel 2012? Non so, il gioco si sta facendo sempre più difficile, e questo ovviamente da un punto di vista di miglioramento dei giocatori italiani è una cosa positiva. Per chi fa di questo gioco una professione è un pochino più noioso l'andare avanti, quindi il livello sale, sarà più difficile solo i giocatori che avranno non solo la preparazione ma anche la costanza e la tranquillità mentale di continuare a giocare in modo solido anche nei momenti più difficili potranno continuare. Secondo me già il 2011 lo è stato, il 2012 sarà ancora di più l'anno della spartizione, scusate, lo spartiacque, se mi concedete, tra chi gioca davvero professionista e chi fa un po' una via di mezzo. Questa è una bella domanda. Credo che ci sarà un consolidamento del movimento. Non vedo una crescita possibile molto radicale nel 2012. Ci sarà la novità della fusione Party Bwin e WPT, che porterà alla nascita del WPT National, quindi sarà un circuito nuovo e omogeneo. Credo che ci sarà anche la morte barra consolidamento di alcuni circuiti. Credo che a livello di live stiamo un pochino esagerando, nel senso che va bene la scelta, va bene tutto, però ormai siamo a 4-5 live anche concomitanti. Sarebbe giusto, a mio avviso, che le poker room magari decidessero insieme, comunque i gestori dei vari circuiti, di rendere le tappe un po' più vivibili. Il giocatore che adesso ha tanta scelta, questo per lui è positivo. Un giocatore medio buono come me, che fa questo di professione, sceglie la sua tappa mensile, la fa fino in fondo con side e quant'altro, però non puoi fare 5 tappe mese, vuol dire, a meno che non sei Marvin che lui può. Sta bene. Online non lo so, online sarà interessante a livello di cash game, perché noto che le partite alte cominciano ad asciugarsi. Ho shottato qualche volta il 5-10 no limit e devo dire che rispetto a quest'estate il feel si è indurito, infatti mi sono messo con umiltà, mentre prima andavo sul profit magari per il 5-10, adesso preferisco massare 1-2-2-4. Spero ci sia una crescita delle varianti, vedo una crescita dell'Omai, sulle altre poca roba onestamente purtroppo, però ecco questo, un consolidamento, una crescita ma soprattutto una selezione. Beh, io mi auguro, spero vivamente, in un innalzamento dei limiti, parlo sia dei buy-in dei tornei e sia dei tavoli cash game. Accanto a questo anche una che si arrivi a una legislazione per il poker live, che è sempre nell'aria, però non fa altro che ritardare. Io spero che si concretizzi questa cosa, così almeno per poter fare un torneo dal vivo non bisogna per forza, parlo per me che sono di Roma, ma anche per tutto il meridione, prendere l'aereo, la macchina, e spesso uno gli passa la voglia, o spesso, diciamo la verità, queste trasferte diventano veramente costose, perché se accanto al buy-in ci metti i costi di trasferta, l'albergo eccetera, spesso uno gli passa la voglia di farla. Quindi se viene un po' decentralizzato, diciamo, nei vari circoli, ovviamente riconosciuti da AMS, e la possibilità di fare tornei live, secondo me diventa una possibilità per tutta l'Italia, per tutti i giocatori italiani, di crescere pokeristicamente.